Salve, mi chiamo Tom Kill, siamo della Company Electric. Oggi faremo delle immagini termografiche degli armadi di distribuzione. Il mio collega Mike lo farà in loco. Verificheremo alcune zone problematiche che potrebbero causare guasti. Prima di tutto, tolgo il coperchio per poter scattare le immagini termografiche. Pare che i fusibili e i collegamenti sono in genere i punti più caldi. Sembra che questo fusibile non sia collegato. Adesso misuriamo la temperatura dei cavi. Uno dei cavi sembra essere abbastanza più caldo degli altri. Raggiunge una temperatura di 135 gradi Fahrenheit. Adesso passiamo ai gradi centigradi. Questa zona sembra essere meno calda dell'altra. Questo mi indica che il collegamento in questo punto è il più caldo. E sarà probabilmente qui dove inizialmente verrà prodotto il danno. Anche se finora il problema si trova dentro il range di temperatura ammissibile e pertanto la temperatura si trova dentro il limite consentito. La temperatura massima si aggira intorno ai 75 gradi centigradi. Attualmente abbiamo tra 58 e 60 gradi centigradi. Vediamo ora i punti caldi dei contatori d'acqua e i loro collegamenti. Qui non rileviamo nessuna differenza, sono tutti caldi. I collegamenti su questo lato vanno bene, quindi apro l'accesso dall'altra parte. Come si può vedere, è abbastanza vecchio, ma anche questo è in buono stato. Se analizzo i collegamenti, non vedo nessuna differenza di calore. Qui è un poco più caldo. Bene, questa fase qui è un po' calda.